la parola a Calito. Bene, no, e tante cose, tanto grazie per l'invito. Io torno a Bologna, perché ho studiato un paio d'anni qui, quindi è un po' anche la mia città. E grazie per questo invito, sono contento che partiamo più da qui, in questo rilancio finalmente di una proposta che, insomma, è ormai più di una proposta. È a poche settimane da quello che sarà l'ingresso nella battaglia vera, cioè quella di arrivare finalmente a capire che margini ci saranno, non dico per approvare o meno la cittadinanza, perché almeno credo che, insomma, noi possiamo dirlo, io lo dico per me, noi non possiamo più perdere il treno questa volta, ed è una questione non solo di coerenza, ma di un impegno che, insomma, io ricordo abbiamo preso con centinaia di migliaia di persone, oltre che una volontà che ormai non potrebbe più trovare alibi, perché, come sappiamo e come è stato detto, i cittadini italiani, insomma la società italiana e l'opinione pubblica sul tema dei minori perlomeno non pone nessun tipo di chiusura. Quindi sia per coerenza, sia per impegno, sia per salvarci la faccia, noi non possiamo più permetterci alcun tipo di ritardo. E i dati che noi abbiamo anche dal Parlamento, dal confronto, il fatto che ci siano state così tante proposte, tutte nel bene o nel male, che miravano a superare lo ius sanguinis, è un altro indicatore positivo che va in questa direzione. Il fatto che c'è stata la volontà esplicita anche del governo di metterci le mani e di supportare questo percorso anche con, appunto, la volontà di chiudere questa partita entro la fine dell'anno e i primi dell'anno prossimo, è un altro segnale positivo. L'altra faccia della medaglia è che noi non possiamo pensare che l'Italia sia qui dentro, nel senso che siamo tutti conci, quello che è successo oggi a Bologna ce lo racconta in breve, saranno i titoli di domani, quindi l'agenda purtroppo rischiamo di farcela dettare di nuovo, e questo sta succedendo sempre più da qualche mese a questa parte, da un contesto sociale, economico che tutti voi conoscete, che però in questo momento sta vedendo una gravissima strumentalizzazione, una campagna fortissima, populista, xenofoba, e alimentata da slogan che non sentivamo da qualche tempo, di chiaro taglio razzista, islamofobo, come è stata la piazza di Milano che avete sentito, che però sta trovando sempre più riscontro nei media, ma anche in quello che è un immaginario che ahimè sta crescendo in termini anche di consenso verso la propaganda della Lega, e di non solo, di una sfera molto ampia di gruppi e gruppetti che però si stanno riprendendo un po' di spazi. Quindi dico questo per capire quale sarà anche il clima politico, il clima sociale in cui noi dovremo affrontare questa riforma della cittadinanza, per cui noi sicuramente lo rinunceremo, ma dobbiamo essere tutti consapevoli di quali sarà, appunto, il percorso da fare. Un percorso che probabilmente in Parlamento sarà ancora più acceso, perché in Parlamento abbiamo poi la contraddizione di un movimento come quello dei 5 Stelle, che è totalmente imprevedibile su questi temi, lo ha già dimostrato sull'abolizione del reato di immigrazione clandestina, l'ho dimostrato recentemente sul bonus bebè al Senato, in cui loro hanno votato con la Lega per negarlo ai non italiani, e quindi quello è il punto interrogativo, sarà una bella discussione. Lo sarà altrettanto al nostro interno, perché io noto e notiamo il tema che si diceva prima, la sensibilità e la competenza. È un tema che per troppo tempo è stato lasciato a pochi esperti. Sandra lo sa che forse adesso in questa nuova legislatura hai più compagni di viaggio rispetto alla scorsa legislatura, è sempre così. Quindi noi abbiamo bisogno anche di condividere sempre più, non tanto il dettaglio normativo, 3-5 anni, ma la consapevolezza della svolta culturale che porterebbe una riforma della cittadinanza in questo paese. Cioè capire che è una riforma che deve essere concepita come tutte le riforme che giustamente Matteo Renzi ha inserito insieme a tutti noi in questo percorso di cambiamento dell'Italia. Noi non vogliamo che la cittadinanza, sarebbe davvero riduttivo, e ridurre la cittadinanza solo a una questione di risolvere un diritto per 1 milione di bambini o per gli immigrati o per i lavoratori. Noi vogliamo che questa riforma venga percepita da tutto il paese come un salto di qualità, nell'includere appunto milioni di persone che saranno alleati nel rilanciare l'Italia in tutti i settori della società. E questa è la vera sfida
che noi vorremmo fare. Per questo il lavoro davvero da salutare e da incoraggiare di Marilena di cercare comunque un confronto. Noi siamo molto più radicali ovviamente rispetto a questo tentativo di sintesi, questo dovete averlo ben chiaro. Cioè, questa ovviamente è già uno sforzo di mediazione e Marilena ovviamente per un ruolo istituzionale in questo momento dovrà cercare di rappresentare quello che è l'interfaccia di questa mediazione, ma ovviamente è una proposta che condividiamo, questa di mediazione, e vogliamo che questo ius soli, diciamo, temperato non lo sia nemmeno troppo temperato, quindi sarà molto importante tenere anche la linea rispetto ad alcuni paletti. Alcuni dicono non vogliamo che diventi uno ius sola, cioè è talmente affievolito che uno dice vabbè tutto sommato rispetto adesso insomma qualche mediazione in più, no, cioè noi abbiamo dei paletti, soprattutto la distinzione tra chi nasce e chi arriva piccolo per noi è fondamentale, perché la cittadinanza per i bambini e per i minori non deve essere la fine di un traguardo, il compimento, diciamo, la gratificazione rispetto a una serie di paletti, deve essere il presupposto per favorire una piena inclusione, una piena cittadinanza, e questo è il punto fondamentale, mentre tutto sommato sempre gli adulti può essere comprensibile quello di fare una serie di verifiche, di capire quanto c'è di volontà diciamo, di far parte di una comunità, di diventare cittadini eccetera, per i bambini invece e per i minori deve essere il punto di partenza per iniziare un percorso in una società alla pari degli altri senza discriminazioni. Questo è un punto cruciale dal punto di vista anche di cultura e di riforma di questa legge, che va molto spiegato anche tra i nostri e anche in quello che è, diciamo, la nostra realtà. Non sempre è molto chiara questa differenza. Per un adulto può avere senso la cittadinanza al termine di un percorso, per i bambini invece la cittadinanza deve essere l'inizio di un percorso, e questo è fondamentale. Il secondo punto è quello che io non voglio intervenire nella riforma della legge, quello che è stato detto è più che esaustivo, però noi dobbiamo sapere che non basterà la riforma della legge sulla cittadinanza, perché questo comporterà anzi l'inizio di una nuova pagina, che significa essere consapevoli oggi del ritardo culturale che c'è, non solo diciamo nella società, ma tra chi lavora dietro gli uffici, tra chi fa i concorsi, tra chi fa i colloqui per assumere persone, che non dovrà più cadere nella trappola di associare il colore della pelle all'essere stranieri, quindi abituarsi a capire che si sarà italiani, ci saranno tanti nuovi italiani che lo sono a prescindere dal colore della pelle, della lingua, della religione, e questa sarà la sfida vera, cioè quanto noi siamo oggi davvero preparati a questa riforma della cittadinanza. Secondo me negli anni noi abbiamo fatto molti passi indietro per quello che riguarda la percezione del cambiamento che c'è stato, e allora noi dovremmo essere in grado di affiancare questa riforma con un dibattito nel paese, quindi e ricominciare con quella campagna politica dell'Italia sono anch'io, dicendo gli italiani saremo noi, saremo tutti noi nuovi italiani, e allora questo significa riuscire anche a interpretare e leggere bene le paure, interpretare e leggere bene i dubbi, interpretare e leggere bene quanto significherà sempre più una voglia di camminare insieme e affrontare insieme i problemi, quindi un'idea di cittadinanza che significherà sempre più partecipazione, responsabilità, quello che diceva prima, siamo italiani a prescindere da quello che è il passaporto, siamo italiani nonostante tutto, si potrebbe dire, no? Nonostante le file in questura, i maltrattamenti, gli insulti, in televisione, eccetera. E allora noi dobbiamo rappresentare in modo molto più forte questa alleanza in questa nuova società italiana, perché altrimenti rischieremo di vincere una piccola battaglia e di perdere invece una più grande, che è quella della coesione sociale, quella di costruire un'Italia che dica no alle discriminazioni, evitare che ci siano sempre più italiani di serie B o di serie C, come potrebbero diventarlo i nuovi cittadini italiani a partire dalle seconde generazioni che già oggi noi vediamo. Tu lo sai meglio di me, Teresa, si discorso della scuola, delle superiori, degli successi scolastici, cioè di cosa oggi sono le seconde generazioni, al di là di quello che noi ovviamente raccontiamo, perché oggi più insomma, tassi di insuccesso scolastico, perché molti ragazzi, la maggior parte, scegliono i professionali, perché noi di fatto perdiamo già la scommessa con le nuove generazioni come fattori di cambiamento di una percezione.
Questa è la sfida che a me interessa di più. E noi come Partito Democratico possiamo giocarcela molto di più di quello che sarà ovviamente il tema della riforma in Parlamento. E dovremo giocarcela risollecitando quello che è la voglia di partecipazione innanzitutto all'interno della nostra realtà politica, perché purtroppo oggi io sono contento, qui siamo in tantissimi, ma girando l'Italia vi assicuro che abbiamo perso molto di questa voglia di partecipare anche in sede di discussione politica, eccetera. Quindi va riaccesa questa luce rispetto alla voglia di discutere e di prenderci in mano noi l'agenda. Hai avuto ragione, Teresa, cioè negli ultimi anni siamo riusciti finalmente a costruire una discussione, un ragionamento e a cercare di imporci. Ricordate la campagna, sembra un secolo fa, il primo punto della nostra campagna è stato la cittadinanza. Allora, ritornare in quel senso di ragionamento, rispondendo non solo con, diciamo, alla Lega, eccetera, con il tema dei valori e dei principi, ma con il ragionamento e con la forza delle idee e dei valori, e raccontando quello che è la verità, raccontando e tornando ad avere il coraggio delle nostre verità, che sono la quotidianità di milioni di persone, le storie di successo. Noi dobbiamo riuscire di nuovo a riprendere quella forza e quel coraggio, mentre forse in questi, diciamo, ultimi periodi ci siamo un po' concentrati troppo sulle emergenze, e capire anche che non basterà né l'accoglienza per quello che riguarda i profughi, che è il tema del giorno, né la riforma della cittadinanza se non ci sarà una politica vera di integrazione, di inclusione. E su quello noi dobbiamo anche capire dove abbiamo mancato forse e come possiamo, diciamo, superare quelle mancanze. Dovremmo investire molto di più su questa, diciamo, voglia di partecipazione e recuperare la fiducia dell'associazionismo degli amici di origine straniera, che probabilmente e anche legittimamente in molti casi hanno perso la fiducia, perché dopo tanti anni, io sono il primo oggi in Parlamento, ma non mi dimentico di quella che è la nostra storia, a dire ma siamo ancora qui, dobbiamo ancora discuterne. Ebbene sì, però dobbiamo avere la forza di insistere, di non mollare. E allora vanno richiamati tutti un po' alla loro responsabilità, alla loro voglia di protagonismo. Sarà una sfida vera se la combatteremo tutti insieme, ma non solo chiedendo diritti, ma davvero insomma, comprendendo quelle che sono le complessità del momento, perché saremmo ipocriti se non ci rendiamo conto di quanto oggi rischiamo davvero di diventare tutti più poveri dal punto di vista anche culturale, se non staremo attenti a riaffermare quello che è l'idea di coesione e di impegno comune in tutti i campi, dal lavoro fino alla lotta alle disuguaglianze, alle povertà, fino a pretendere tutti insieme città più belle, più giuste e più diciamo sicure per tutti. Allora, in questa nuova chiave noi vinceremo davvero la battaglia per la cittadinanza, in una chiave di cambiamento del nostro paese, e in questa chiave credo che saremo forti anche di fronte a chi urla dalla Lega Nord a Grillo, e saremo anche forti perché avremo dalla nostra parte le persone vere, avremo dalla nostra parte chi l'immigrazione l'ha conosciuta da vicino. Mentre sui temi che sono stati qui richiamati, sulla riforma dell'immigrazione più in generale e rispetto anche alla burocrazia, io non voglio qui farvi l'elenco della spesa di alcune cose che sono state fatte, che magari non sempre riusciamo a raccontare. E, insomma, per ultimo, ridotti a 90 giorni i tempi nei CIE, non basta, ma in una maggioranza come questa è un risultato per me che non era prevedibile in un momento così, diciamo, ridotto, eppure siamo riusciti a farlo. Adesso abbiamo finalmente la commissione d'inchiesta sul sistema di accoglienza in Italia, verrà votata nelle prossime giorni in aula con appunto il voto più o meno unanime per fare un'inchiesta vera su cosa avviene oggi nei CIE, nei CARA, eccetera. E il tema dell'accesso al pubblico impiego, il tema di raddoppiare le commissioni che valuteranno le richieste d'asilo è un'altra cosa introdotta, insomma. E ci sono delle piccole cose che non bastano, ma che sono state fatte. Sicuramente l'ordine del giorno è anche il tema di mettere in agenda una riforma complessiva della legge sull'immigrazione. Noi l'abbiamo elaborata, abbiamo tutto l'elenco di quello che andrebbe fatto, però vogliamo anche essere, diciamo, concreti, quindi è inutile, visto che siamo al governo, non nella formula che avremmo voluto, ma comunque siamo noi al governo,
Quindi è bene darci degli obiettivi molto concreti, soprattutto con tempi molto circoscritti. Quindi chiudiamo la cittadinanza, che è sicuramente una priorità. Sandra sicuramente ce lo racconterà, ma abbiamo la legge sui minori, grazie a lei e alla sua insistenza, e finalmente insomma anche quella vedrà una discussione celere. E quindi sono ottimista, ma dico, riprendiamo tutti insieme quell'entusiasmo che avevamo qualche tempo fa e prepariamoci a una lotta che sarà una lotta non solo in Parlamento ma anche nella nostra società. Grazie. Io darei la parola a Daniela Vanini, che deve scappare via.